Presidente, spending review, tagli, quali possono essere le conseguenze per le casse regionali e per la Regione Abruzzo? Allora, noi capiamo benissimo che ci sia una volontà del governo di in qualche maniera indurre le regioni ad essere virtuose e quindi a, per esempio, impedire che nelle regioni non virtuose le imprese possano fare la compensazione debiti e crediti, oppure che si possa nominare un commissario per le spending review di quelle regioni che non sono appunto in regola. Però il problema è che non va bene così come è fatto, per il semplice fatto che la Regione Abruzzo, pur essendo in un regime giuridico di commissariamento, di fatto è una delle regioni italiane che oggi ha le carte in regola e soprattutto i conti in ordine. Esistono solo tre regioni italiane, oltre all'Abruzzo, che hanno raggiunto un equilibrio in tema di conti sanitari. In conseguenza, questa sarebbe una penalizzazione inaccettabile, perché noi abbiamo fatto tutte le rimostranze sia al Presidente del Consiglio Monti, anche nella sua veste di Ministero dell'Economia, alla Conferenza delle Regioni, naturalmente affinché queste norme vengano cambiate. L'Abruzzo è oggi una regione assolutamente affidabile, una regione con i conti in ordine, una regione che ha ridotto la spesa pubblica, una regione che ha ridotto il disavanzo pubblico, il debito pubblico e che si appresta addirittura a chiedere di ridurre le tasse. Tutto il contrario di quello che ha fatto il governo nazionale, che ha portato l'Italia ad essere in questo momento la nazione con la più alta pressione fiscale della storia, e con il debito pubblico che ha raggiunto il record storico. Quindi esattamente il contrario. E quindi non possono venire a dare nessun tipo di lezione né a mettere i condizionamenti alle nostre imprese.